La produzione di olio extravergine in Campania, circa 20.000 quintali lo scorso anno, che si sono guadagnati il loro spazio di mercato grazie anche alla diffusione della cura biologica degli ulivi per impedire l'attacco della mosca e altri parassiti. Questa è una trappola per bloccare la riproduzione degli insetti dannosi. All'interno di questa trappola collosa si immettono capsule contenenti gli ormoni sessuali della femmina, il maschio ne è richiamato e il gioco è fatto. E Gino è un agronomo. Questo è un attacco di mosca dove la larva divora la polpa. Il luogo che è particolare è Pimonte e queste sono olive, diciamo, che hanno raggiunto la cosiddetta invaiatura, che una parte dell'oliva deve diventare violacea come le melanzane. Ed è pronta per Per essere essere proprio il molita. momento opportuno per la raccolta, per fare l'olio buono. Questa è una minucciola, è una delle 32 qualità diverse di olive che ci sono in Italia. Anche in questo caso la qualità è dovuta anche alla gentilezza di raccolta, raccolta a mano. E in molti casi la tecnologia può aiutare a superare la difficoltà di produrre sui terrazzamenti. Poi procediamo a vedere un'altra delizia di questo territorio, le castagne. A poca distanza dalle olive, le castagne. E qui vengono raccolte le impurità e le castagne che sono pronte per l'imballo. Ma ritorniamo alle olive. Questa tecnologia vi consente di mantenere integro il prodotto. Dopodiché passiamo al filtraggio dell'olio per togliere eventuali piccole impurità all'interno dell'olio.